Ciao a tutti! È da un po' che non ci vediamo e l'ultima volta che ci eravamo sentiti ero ancora a Londra a cercare lavoro. Purtroppo non è andata bene, sono dovuto tornare per un certo periodo a casa e ora mi trovo di nuovo in Inghilterra, per la precisione a Cambridge, ma questa è un'altra storia e quindi ci vediamo dopo la sigla. Ma si nati in Italia, scendo a me non c'è sta niente. Allora, questa in pratica è la storia di come quattro italiani, di cui uno partito specificatamente dall'Italia, sono arrivati in Scozia, in un paesino dimenticato da Dio, per partecipare ad un evento in onore di un cantante di un gruppo heavy metal di cui probabilmente avrete sentito parlare. Il gruppo in questione è il gruppo degli SDC e il cantante che ci ha lasciato molti anni fa è appunto Bon Scott, considerato il primo vero cantante degli SDC. Oggi comunque è una giornata bellissima, stranamente perché qui in Inghilterra è piuttosto raro, nonostante tutto fuori sono 14 gradi, quindi mettiamo cappellino, giacca ed andiamo a farci un giro. Ovviamente non è freddo come immaginavo e data questa giornata non sono stato l'unico ad avere avuto questa idea di venire al parco, per cui la cosa è un po' imbarazzante. Sto registrando in mezzo ad altre persone. Quindi che cosa è successo? Siamo partiti io, Paolo, Peter ed Eleonora e abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio. Addirittura Peter è partito dall'Italia per partecipare a questo evento in memoria appunto di Bon Scott. Ovviamente poi abbiamo colto l'occasione per farci un bel weekend in auto e visitare i luoghi che ci incuriosivano di più e che avremmo trovato lungo la strada. Per una serie di motivi organizzativi la prima tappa è stata a Newcastle, che è una ridente cittadina sul fiume Tyne che, almeno per quanto mi riguarda, con il suo Millennium Bridge e la zona circostante, è una delle poche cose interessanti che abbiamo trovato. Da ricordare con affetto è il tizio della reception dell'ostello che ci ha prima lasciato una bella cagata nel bagno in camera e poi ha provato a convincerci a puntare 50 sterline sul 3-1 del Liverpool in finale di Champions. Di notte invece la città si trasforma e tra ragazze mezze nude che si vomitano addosso e ragazzi che si pestano ad ogni angolo si viene come catapultati sul set di una delle puntate di Peaky Blinders. Passata la serata a Newcastle, magicamente inermi, la mattina successiva siamo ripartiti ed abbiamo raggiunto Dundee in Scozia. Dundee invece è una città molto interessante. Questo posticino nel mezzo del nulla, affacciato sul fiume Tay, che sembra quasi un fiordo, ha un fascino tutto suo. Gente cordiale e un accento incomprensibile rendono questo posto veramente speciale. Non dite però ai tassisti di fare presto se siete di stomaco debole. Arrivati a Kirriemuir, la situazione è iniziata a cambiare. Nonostante Bon Scott si sia trasferito in Australia da piccolissimo, il semplice fatto che ci sia nato rende questa piccola cittadina della Scozia famosa agli appassionati. Togliendo lo scetticismo iniziale, l'accoglienza locale e l'aria decisamente rock che si respira sul posto ha dato a questo paesello qualcosa di magnetico che affascina molto. Qualche anno fa, inoltre, è stata fatta una raccolta fondi per la creazione di una statua di Bon, che ora è tappa fissa per i visitatori e per chi, come Peter e Paolo, hanno partecipato economicamente. Paolo, dove siamo? A
Kirrimor. Oh, siamo appena arrivati, adesso un salutino alla statua di Voskhod che questi due tizi hanno pagato. E poi video col drone. Video col drone. Vai, poi si va al concerto, eh. Dopo qualche interessante incontro del terzo tipo con i locals e tre o quattro birre di troppo, siamo ripartiti alla volta di Edimburgo. Il sottoscritto rompipalle ha costretto il gruppo a fermarsi a ridosso di un porticciolo turistico per qualche ripresa in volo della zona, durante la quale ci siamo resi conto della bellissima giornata, più unica che rara, che la capitale scozzese ci stava regalando. Vuoi il clima, vuoi personaggi, vuoi fantastici scorci, Edimburgo è di sicuro il luogo che mi ha colpito di più di questo piccolo viaggio. L'architettura scozzese, i luoghi pieni di storia come il castello centrale, la pulizia e la natura da Braveheart che circonda la zona, mi ha fatto venire una voglia matta di tornarci al più presto. Oh, finalmente, dopo un lungo viaggio, siamo arrivati alla playa di Cococciò. Finalmente. Porto Sant'Elpidio. Abbiamo già i contatti. Ma per scambiare. Fossimo...
Con la testa già al Bonfest 2019, la mattina successiva siamo ripartiti. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di mettere like qui sotto e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi alla pagina, altrimenti vi mando Paolo. ¿Qué te hace?